Amiche e amici, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Che Calcio Vuoi? Ahimè, la Ternana ha perso anche a Modena 2-1, una prestazione bruttina, va detto, non certo in linea con quello che erano le aspettative di noi tifosi. Ne parleremo stasera, formazione tipo ristretta, perché da battaglia oserei dire che è una Buonasera. puntata importante. Gigi Manini, buonasera. Gianni Giardinieri, buonasera. Allora, Gigi, editoriale sulla partita te lo cedo volentieri perché, francamente, Buonasera. Stasera siamo in tre perché nessuno si è preso la responsabilità del quarto, che sapeva che avremmo dovuto vivere delle cose spiacevoli. dico, Adernana non ha giocato bene, per carità di Dio, Me ne ero accorto. però noi prendiamo i gol sempre per delle cavolate dei singoli che fanno Sì, rabbrividire. però Questo mi sento di dirlo. è l'atteggiamento generale che non va Sì, bene, no? anche. Nel senso che abbiamo giocato male, cioè, tant'è vero che abbiamo preso gol dopo 56 secondi e fortuna ha voluto che il VAR si accorgesse del fallo di mano, ma anche lì eravamo stati molli. Poi, il primo quarto d'ora, 20 minuti, Adarnana ha fatto qualcosina, ma insomma in campo c'era una squadra sola. Si vedeva che poteva segnare solo il Modena, infatti ha segnato il Modena. Un Palumbo che ha giocato un'ottima partita, devo dire, una delle migliori che gli ho visto fare. Ma il gol di Palumbo non era manco No, no, quotato, la SNAI, infatti, e neanche quello di anche quello di Falcinelli, l'ho detto Falcinelli. anch'io. Mancava solo Tremolata Beh, e che subentrasse Gagno e segnasse vabbè, su colpo di sul testa, sul calcio calcio d'angolo, d'angolo come Zoff. non mettere il dito Comunque, no, comunque al di là di io cerco di questo, stemperare in realtà. siamo un po' nervosi. No, dico, al di là di questo, poi nel primo tempo la reazione è stata appena abbozzata. Devo dire, se no me ne dimentico, avevamo chiesto tutti un centrocampo con Luperini, Pizia e Favasuri, bisogna ammettere, che avendolo sostenuto a lungo, ma poi non è che ha funzionato così tanto, Direi di no. cioè non è che è andato meglio delle altre partite, insomma, no? Noi dicevamo questo può essere un centrocampo più di sostanza, non mi pare, cioè, perlomeno stavolta non ha funzionato. Nella ripresa poi mi pare che la reazione della Nana non c'è stata, secondo me le sostituzioni andavano fatte un pochino prima, questa è la mia opinione. Che la squadra non stava funzionando, andava cambiato qualcosa. Purtroppo ho visto che Lucarelli si stava per fare le sostituzioni, così perlomeno io ho inteso. Infatti, le ha fatte poco dopo il secondo gol. È venuto il secondo gol, che non dico ha chiuso la partita, ma quasi, come dicevi tu, puntuale è stata la rete dell'ennesima di Falcinelli con la Ternana. Ma in generale, quello che mi sento di dire, al di là delle prestazioni che non sono soddisfacenti, è che la squadra non gioca con la grinta, con la cattiveria, con la voglia di mordere gli avversari, che deve avere una squadra che non è forte, per non dire che è scarsa, non lo dico, non è forte, ma che per salvarsi deve giocare in una certa maniera, non può giocare in punta di fioretto. E soprattutto i primi minuti, le squadre che devono salvare, o comunque le squadre che lottano per il risultato, sono attente, sono chiuse, è difficile fargli gol. E noi invece giochiamo con una difesa che secondo me nei singoli non sarebbe neanche male, che però in certi momenti sembra, e anche con il filtro del centrocampo, perché aggiungo la difesa, il filtro del centrocampo e in generale la fase difensiva, che è di burro, è facilmente superabile dagli avversari. Comunque fu un secondo gol, mi era venuto in mente, come dicevamo prima, a telecamere spente, di guardare Sinner, e poi dopo, ti confesso, negli ultimi minuti guardavo un po' la Ternana, un po' l'Inter, perché veramente la cosa mi aveva angosciato, perché questa prestazione mi aveva un pochino angosciato. L'unica nota positiva è l'ingresso di Dionisi, che stavolta è sembrato finalmente in condizione, tanto è vero che ha segnato, ma non è solo il gol, l'ho visto muoversi molto meglio, questa può essere una buona notizia per le prossime partite. E poi dopo, insomma, la partita è finita, la classifica la conoscono tutti, in questi casi penso la soluzione la conoscono tutti, adesso la società non intende farlo per motivi suoi, io non voglio, non neanche su questo posso dire nulla. Se la società non intende cambiare l'allenatore, penso sia suo diritto. Tra l'altro Lucarelli, secondo me, ha le possibilità di tirarci fuori da questa situazione, però qualcosa bisogna fare. Io non so se già l'ho detto l'altra volta, avevo puntato 4 punti in queste 4 partite, teoricamente faremmo ancora tempo a farli, però è chiaro che le prestazioni, invece di andare in progresso, purtroppo stanno andando in peggioramento, e mentre nelle prime partite abbiamo fatto pochi punti per sfortuna e decisioni arbitrali, nelle ultime partite c'è poco da dire, il che è molto preoccupante. Gianni. Io riparto dalle ultime parole che ha detto Gigi, cioè la Ternana è in un trend discendente da un punto di vista delle prestazioni, perché
Cittadella l'abbiamo recuperata per il rotto della cuffia giocando 20 minuti, secondo me. Poi la partita in casa col Brescia è quasi incommentabile e poi la partita col Modena ancora peggio. Quindi le ultime tre partite, tra parentesi, a cavallo anche della sosta tra Brescia e Modena, mi danno l'idea di una squadra che sta prendendo un brutto Tra Cittadella e crinale. Brescia. Sì, un brutto crinale, un trend discendente, ripeto, non tanto in termini di punteggio, ma in termini di prestazioni. Allora, nel momento in cui tu, quando giochi bene, non fai risultato e quando giochi male, a maggior ragione non lo fai, perché comunque nelle ultime tre partite abbiamo fatto un punto, hai due possibilità. La prima è quella che ha imboccato in questo momento la società, cioè quella di confermare Lucarelli, non so fino a quando, però comunque confermarlo. La seconda è quella di provare a dare la famosa scossa. E la famosa scossa la vuoi dare non cambiando 24 giocatori, ma come il calcio insegna dai tempi dei tempi, praticamente credo che i primi esoneri degli allenatori siano stati fatti negli anni 20, una cosa del genere, devi procedere a un cambio di guida tecnica. In questo caso è però... Lo vorrei circoscrivere, è una mossa della disperazione, nel Certo. senso che è l'ultima cosa che ci rimane da fare, perché nel momento in cui tu sei con 6 punti in 11 partite, e come ho detto l'altra volta, devi almeno mettere nelle condizioni di chiudere il girone d'andata almeno a 20 punti, non Forse sotto, 18. ma 18 dopo devi fare un girone di ritorno di quelli proprio al galoppo. È chiaro che il mazzo di carte delle possibilità che hai si riduce ogni partita, quindi adesso ce ne abbiamo quante di più di carte da giocarci? Un paio? Diciamo, la prima potrebbe essere quella di cambiare modulo, no? E quindi provare una difesa a 4, perché come ha detto Gigi, lo riconosco anch'io, a centrocampo anch'io pensavo che Luperini, Pitia, Fava-Soli potessero essere un'alternativa, invece almeno con il Modena non ha funzionato, quindi le due o tre carte che ci rimangono sul mazzo da giocare sono cambiare modulo, quindi provare una difesa a 4, cambiare il taglio degli attaccanti, quindi magari non insistere con Favilli, no? E giocare con Raimondo e un trequartista o Falletti, oppure far giocare qualcuno che non abbiamo ancora visto, sperando che si riveli una grande sorpresa, penso a De Boer, per esempio. Lucchesi in questo senso mi è piaciuto molto, per me è stato il migliore tra i difensori, quindi devo sperare che se Lucchesi ha fatto molto bene, magari chissà, anche De Boer possa subito fare una bella prestazione. E poi c'è l'ultima carta. L'ultima carta è quella del cambio della guida tecnica. Non ci posso girare tanto intorno, è un argomento che prima o poi va affrontato. Da questo punto di vista, io, come dice Gigi, sono sicuro che la squadra sia ancora dalla parte del mister, che comunque abbia fiducia nel tecnico, in quello che fa, in quello che propone, però d'altro canto non posso non notare che la squadra non ha quelle motivazioni, quegli stimoli, quella cattiveria, quella rabbia agonistica che invece magari, anzi no, che è necessaria per fare punti in Serie B. Se tu vai a vedere, il Modena ci ha assaltato nei primi minuti di gioco e ci avevano la bava alla bocca, e noi prendere, come dice Già, Gigi, 56 secondi subito gol, cioè poi in quello quel ammazza modo. anche un toro, no? Quindi ecco, Fortuna che l'ha annullato. cioè, voglio Qui c'è già, dire, le soprattutto non già la carte, personalità, secondo tu me, sta hai squadra. altre carte No. sul mazzo da giocare, ripeto, o cambi modulo o provi a cambiare gli interpreti oppure cambi la guida tecnica, Scusa questo Enrico, io non è che sorprenderebbe. voglio parlare sempre di cose, anche perché sembra che ho giocato con chissà che, ma invece ho giocato in categorie infime, però squadra di personalità che vede Palumbo giocare una gran partita, perché l'ha giocata. Gli scoccia una No, gamba lo anche se dico, no. no, Ascolta, fammi cioè spiegare. Tra l'altro Palumbo per me è un amico, quindi lo no, dico ma vai, sinceramente. se scherza. No, ma dico però, va là, dice, Andò. non ci siamo capiti, noi ci dobbiamo salvare. La partita della vita la falla sabato prossimo. Cioè, la personalità in campo si vede anche in questo. Invece Palumbo ha dimostrato personalità, Ma perché ha dimostrato a Hernani chi quello che... glielo va a Oh, dire? e te sto a dire, e questo è il Fava-Soli? problema, e questo è il problema. Crutia? Vabbè, c'è anche qualche giocatore esperto in squadra, però, no? Il Enrico, problema è che non sì, hanno le non voglio caratteristiche. dire una cattiveria, però Cesar non deve piangere alla fine della No, è partita. quello, ma quello poi è il suo carattere. Ma No, io lo diciamo che so non che è è il un suo leader, carattere, no? un Non è un leader, no? È ragazzo chiaro, no? amabile, però è il capitano della squadra. Capitano della squadra.
Vai, Capitano l'ha fatto Dionisi, che è andato a parlare vai, prima della ecco, partita. bravo, vai nei spogliatoi, Vabbè, ma questo però lo sfasci tutto, sappiamo, questo lo capito? sappiamo. No, però voglio dire, mi serve gente L'abbiamo di capito anche Ascoli personalità. quando non ha tirato il calcio di rigore. Capito? Mi serve gente di personalità. Dionisi l'ho apprezzato molto, è andato davanti alla telecamera e ha detto dobbiamo sta zitti, ci ha messo la faccia, dobbiamo sta zitti, Su questo basta. da Dionisi non si può dire Non gli nulla. si può dire niente, è un giocatore, noi ci dobbiamo aggrappare a questo tipo di giocatori. Quindi io ripeto, poi la chiudo qui, tre possibilità, o si cambia modulo, o si cambiano gli interpreti e quindi magari Favilli arriverà in forma e poi comincerà a giocare. Perché non ce lo possiamo permettere di tenere Favilli in campo tutte le partite aspettando che arrivi in forma. Purtroppo sei Anche punti perché in 11 Raimondo, partite. secondo me, è uno che merita di Oppure ci giocare. sta la terza soluzione, quella della guida del cambio tecnico. Però una cosa è sicura, Te ne qualcosa posso dire devono una quarta? Il fare. caso Ce l'hai? degli Sì, svincolati. anche due. Che vuol dire, il centrocampo mi sembra uno delle parti più tragicomici di questa formazione. Ci sarebbero così, Soriano, Eramo e Nainggolan. E Così. Crisi, dico. E Crisidi, così tanto per Allora, dirne uno. se mi dici Crisi ti va bene, ma Allora, senza che adesso parlo un po' anche io, se ne giriamo tanto intorno. Questa è una società che ha dei mezzi economici limitati. A parte che l'ha dichiarato, ma lo si è visto dal tipo di calciomercato che ha fatto a tagliare tutti gli stipendi, quindi mandando via i giocatori più costosi, diciamo questo però. così. Riempiendo, rifacendo la squadra con svincolati, retrocessi e primavera, lo sapevamo, ci hanno detto sarebbe stata una stagione Ecco. di sofferenza. Allora, voglio dire, io posso anche pensare che questa società non esoneri l'allenatore perché non ha i soldi. Posso pensarlo questo? Posso pensare che non attinge al mercato degli svincolati perché non ha i soldi. Ora riprovo, la vediamo a gennaio Allora, però. io adesso voglio dire una cosa, ma se tu non hai i soldi, ma perché pigli la Ternana? Fammi Ma questo però. capire. No, vabbè, Ma non fa dire detto con so questo, congetture, no? sono ovvio, detto questo, io ti dico un'altra cosa. È ovvio che, allora, per esempio, cambi interpreti, cambi modo. Allora, Diakité sulla fascia, l'abbiamo chiesto tutti, ci ha giocato, ha fatto male, quando è Casasola, tanto è vero che Casasola quando è entrato, è risultato meglio di Diakité, sta questa partita. Il centrocampo a tre, dicevi tu, Luperini, Putia, Favasuri, abbiamo chiesto a gran voce, l'hanno messo in fila due passaggi, perché questo si è Sì, visto, stavolta è così. questo si è visto. E poi su Favilli sono d'accordo con voi, però è anche vero che Raimondo e Dionisi sono entrati nel momento in cui il Modena ha fatto i cambi, ha levato i suoi migliori, Palumbo, Tremolata, chi hanno levato? Duga. Sì, però Raimondo Duga. quando è entrato in S rischio ha visto che era un altro stavano, giocatore sta, rispetto a Favilli, stavano, due, scusa, eh. stavano 2-0, io non ti ho interrotto, mi pare, No, no? no, no, Stavano 2-0, ha detto adesso gestiamo, anche perché avevano giocato martedì, va bene. quindi ci avevano un po' più di stanchezza di te, su carta quantomeno, perché il primo Sì, tempo vabbè, ma. non si è vista, e quindi tu per inerzia sei venuto un po' avanti e comunque hai rischiato di pigliare il terzo, tranquillamente. Detto questo, col materiale a disposizione, io non penso che un qualsiasi allenatore potrebbe fare miracoli. L'unica cosa, sono d'accordo con Gianni, può dare quella scossa all'ambiente. Sì, ma dopo, se la scossa non funziona, ti ritrovi con un allenatore, questi giocatori manco li conosce, perché la metà penso non l'ha visti nessuno, qualcuno ancora deve debuttare, per cui e stai peggio di prima. Questa è la Questo mia però è un visione. tentativo, Mi deve interrompere più no? No, no, forte parla, va. di me. Dopodiché, Ricordati quando interrompe lui. noi tante volte facciamo i conti senza l'oste, no? Dice, diciamo, sa, difesa a 4, le cose eccetera. Allora io, siccome con l'oste ogni tanto i conti mi piace farci, sono fatto una lunga chiacchierata con l'allenatore ieri sera, perché però tu guarda, io vado in trasmissione, questa volta sono veramente in difficoltà, perché non so che dire. Cioè, spiegami un po' di cose, spiegami perché gioca questo, non gioca quest'altro, perché non giochiamo a 4, non giochiamo a 4. Allora, a 4 non vuole giocare la squadra. Pensa, noi che stiamo a dicembre tocca giocare a 4, dice che a 4 non vogliono giocare, perché non se la sentono. Questo è quello che mi ha detto l'allenatore. Penso si possa dire, non è che sta dicendo uno c'ha i piedi. Vabbè. Ok? Per cui, siccome tendo a fidarmi di quello che mi dice, perché normalmente non mi racconta cavolate, allora io dico, va bene. Va bene, però l'interprete ha detto a De Boer perché non gioca mai?
Perché dice, allora, guarda, rispetto a Favasulli o Pudia, che sono molto green ancora, dice, faranno sicuramente una gran carriera, ma ancora si vede che sono debuttanti in un campionato professionistico, no? Cioè lui no, lui è più strutturato, è già più giocatore fatto e finito, però ha caratteristiche molto diverse. È uno, per esempio, molto compassato nel ritmo, non già quello strappo che ci può avere un Favasulli, un Pudia, anche un Luperini che si inserisce, no, è uno più fermo, Vabbè. diciamo, da quel punto di vista. Questo, e poi dice, ci parli, non si capisce mai, si ha capito quello che gli hai detto, va bene, questo tipo molto chiuso che non è che neanche ci prova, diciamo, a farsi capire più di tanto. Queste sono alcune cose in più che io metto sul piatto della discussione. Dopodiché, Lucarelli è consapevole che le Sonero ci sta, eh? È lui il primo a dirlo, lui ci ha anche parlato alla società, gli ha detto, guardate, io, tra l'altro lui non è neanche arrabbiato, nel senso che se dovesse essere esonerato, Cioè non è che se la prende non se la direttamente, prende con la... risultati. No, perché dice, questa è una società, che è stata serissima, correttissima e che si è comportata benissimo nei miei confronti. Cioè non è uno che mi ha remato contro, ma che mi ha parlato dietro, mi ha fatto i dispettucci, che mi fa pensare che invece prima qualche cosina proprio non Vabbè, funzionasse al quello è meglio. sicuro, no? Cioè per cui... Io ho detto, non abbiate problemi, se mi dovete suonare, suonerate, ma tanto Però se già che la società non lo fa, avrà le sue va ragioni. bene, io Va vorrei, bene? poi ecco ci parlerò anche io, Ormis. No, Bisogna perché capire anche Enrico, a un tra certo l'altro mi punto. risulta che abbiate parlato anche con il direttore sportivo, il quale verifica giornalmente l'intensità del lavoro e la squadra si Ma quello allena non è in discussione, alla perfezione, dando il 110, perché spesso si fermano anche dopo. ma Per quello più tempo, per io cui cioè, tipo. non si vede una squadra che rema contro, che non si impegna, Quindi quale eccetera, può essere il eccetera. motivo di Ma queste due quello non lo partite? so. Per dire, perché Allora, prima non avevamo giocato male, sinceramente. famo anche tre, perché anche a Ma Cittadella. Cittadella è stata una partita molto strana, perché secondo me tu sei partito bene, sei andato in vantaggio, Vabbè, però dopo ci meritatamente. hanno dominato. Ci hanno messo Dopo sei stato sotto. preso un po' a pallate il primo tempo, il secondo tempo si è equilibrata la partita. Ma è una squadra, però il Cittadella non fa mai Sì, statistica perché è una squadra che gioca a me. quindi alla Io quella fine che sono rimasto più deluso è quella col personalmente è Brescia. quella col Brescia, perché il Modena si è visto che è una squadra più forte di te, Ti posso dire una che cosa? sapeva di averci un'ora, non 90 minuti, quindi ti ha aggredito da subito So. e ti ha Enrico, sovrastato. Ci ti sta porto anche due esempi, l'avversario più no? Sì, forte, eh? Esiste però questa ti porto due caratteristica. esempi. Allora, uno è il tennis. Sinner, prima di cambiare allenatore, adesso no, sta in grande ascesa, parlavamo di Sinner. Sinner, prima di cambiare allenatore, era con Piatti, che aveva da una vita, era arrivato a fare numero 8 del mondo, era 8 del mondo. Quindi poteva rimanere benissimo con Piatti, perché comunque era ai vertici del tennis mondiale, no? Nei primi 10. Ci ha fatto anche, mi pare, un anno le finals, ma non so sicuro. Beh, che Da succede? riserva. Cambia allenatore, prende Cahill, migliora. Fa una scelta abbastanza radicale, lì per lì anche, no? Un po' inspiegabile. Mi ricordo tanti scrissero Dopo anche addetti al ti dico settore. due No, eccezioni a questo dice, cioè, ragionamento. voglio, ecco, il secondo che ti porto è questo, ad esempio. Il Lecco cambia allenatore e fa due vittorie in due trasferte. Va a vincere a Palermo 2-0. Allora, il discorso qualità, secondo me, No. non c'è. Cioè, sono convinto che la Ternana non è così scarsa qualitativamente da essere penultima in classifica e da pigliare botte un po' da tutti. Il discorso motivazionale, invece, secondo me, è decisivo. Quando tu ti trovi a buttare un minestrone, ecco, mi viene in mente questa cosa, il minestrone dentro la padella, se tu lo lasci lì e non fai niente, brucia. Quindi sei costretto a maneggiarlo, a trovare le soluzioni. Cioè, questa è una situazione nella quale noi purtroppo stiamo con l'acqua alla gola, cioè primum è vivere, anzi sopravvivere. E ho detto, io le devo tentare tutte. Allora, ripeto, stima infinita per il mister, io non ne sto chiedendo l'esonero, sto dicendo però che ci troviamo con l'acqua alla Ma gola. diciamo che Io alla non fine voglio però retrocedere in Serie in C. questo diciamo che Gigi, io anche prima di retrocedere in Enrico. Serie C le devo tentare tutte, Ma però questo. in effetti l'ha detto, penso siamo d'accordo tutti e tre. Allora, che forse non è la panacea di tutti i mali, Ma c'è. ma che è un tentativo da fare. Su questo penso siamo d'accordo tutti e tre. Ma cioè, io Penso se lo può aspettare anche Lucarelli, ma cioè non è che è il noi. primo che lo dice che ci Ma se, sta. do, Non se è sabato vince solo. 4-0 col Venezia, ma il primo a essere felice sono io, primo perché hai fatto 3 punti, Penso tutti. ma tutti, Anche 1-0 va ma bene. anche 1-0. I primi a essere felici siamo tutti noi perché fai 3 punti, dai una boccata Cambierebbe d'ossigeno, tanto. ma ci mancherebbe, ma
Ci sta anche un rapporto, no? Che dopo 4 anni che sta qui, Lucarelli non è come Calori che è stato 7 partite e ci ho Come fatto mi ha tre detto parole. qualcuno stamattina, quando piove tanto basta tante volte anche una sperella di sole e cambia tutto. Però, Capito? però non L'unica si vede cosa questa è che la sperella di Ternana sole. viene prima di tutto, anche perché se retrocede in Serie C è una cosa che non ci voglio manco pensare, perché quante volte abbiamo detto quando stavamo in B siamo retrocessi, dicevamo, mo per tornare su, quanto ha speso Adesso è peggio Bandecchi per ancora. tornare su? Ha Adesso dovuto è fare una peggio ancora. squadra fuori categoria. Fuori categoria, perché per Come? carità, io sono sempre per i vincenti, cioè Lucarelli ci mise del suo quando dalla C ci ha portato in Serie B la Ternana dei Record. Io ho partecipato alla stesura di un libro, figure, però è pure vero che c'aveva una squadra illegale per la categoria, cioè Sì, ce l'avevano anche quell'altri prima, illegale. eh. Ma per carità, ripeto, non discuto, però voglio, A queste, malapena sono non arrivati mi quelle. attaccherei al fatto che questa squadra è Secondo me, scarsa, scusa, giusto, Gigi? no. Secondo me, riassumendo, probabilmente non è detto che tutte le colpe siano di Lucarelli. Il problema è che in questi casi ci chiediamo, noi che ne abbiamo viste tante ormai, no? Che cosa si fa? E ti viene in mente che devi cambiare allenatore, magari a malincuore. Ma Secondo questa me, è la soluzione non è detto classica. che si risolva, non è detto, non l'abbiamo, ma poi lo sappiamo tutti e tre, non è, Sì, anzi, ma però. ti rischi di peggiorare. Però in questi casi, visto che comunque non è che puoi rivoluzionare la squadra, intanto i suoi svincolati puoi fare, magari a gennaio non lo so quello che si può fare, no? Abbiamo detto prima, magari compri 4-5 giocatori e ti salvi come con Liverani, bisogna vedere poi come arrivi a gennaio. In questi casi tante squadre cambiano allenatore pur essendo convinte di sbagliare, ma questo non significa che lo dobbiamo cambiare. Ma Certo. fra l'altro secondo me stiamo dicendo tutte e tre la stessa cosa, a malincuore cambieremmo l'allenatore, ma se la società non vuole farlo speriamo tutti di vincere la Ma prossima partita che non certo. serva. Secondo me alla fine si riassume tutto così, ma c'è anche un'altra preoccupazione, che nelle prime partite l'allenatore ha giocato pure bene, ma che nelle ultime Ah, quello. sta giocando male. Perché? Allora io te l'avevo chiesto apposta. Magari, che ne so, nelle prime partite avevamo lavorato un po' meno pesantemente degli altri, forse avevamo le gambe un po' più libere. Spero di no. Non credo C'è proprio. un dato Spero di inquietante però no, su spero di questo, no? no. Allora però la Ternana, che non, nelle prime partite l'abbiamo viste, con la Sampdoria così così, ma a Catanzaro ha giocato bene, ma con Bari e Cremonese in casa ha giocato bene, con l'Ascoli pure giocò una buona partita, col Sudtirolo giocò una buona partita, anche col Como fino all'80esimo, a parte tutti. Poi che è successo in queste tre partite? Tra l'altro, come dicevate prima, dopo la sosta. Magari, forse allora speriamo, abbiamo lavorato più pesantemente delle altre Dice, durante la sosta. Però Gigi, c'è un dato inquietante, avete capito, anche tre questo partite in va questo momento, poi è il sottolineato, momento decisivo del campionato. però facciamo informazioni, c'è un dato fondamentale, la Ternana comincia a giocare, a non fare più risultati l'anno scorso, 22 ottobre perdiamo in casa con il Genoa, 22 ottobre 2022, fine ottobre cominciamo a avere Brescia e Modena come prestazioni, diciamo, non usiamo aggettivi poco simpatici, però è un po' strana questa coincidenza. Alla fine d'ottobre, sia l'anno scorso che quest'anno, cominciamo a avere Caliamo. delle difficoltà. Quindi non vorrei, siccome non c'è più Bartali, ma da quello che so, diciamo, il preparatore Il atletico delfino in è il pratica. delfino, chiamiamolo così, non vorrei che abbia ricalcato quella preparazione e ci faccia arrivare al mese di novembre come l'anno scorso, che poi dopo praticamente C'è anche da camminavamo. sottolineare, non In l'abbiamo più è detto un fino anno che adesso. non vinciamo fuori Sì, casa. ma Queste questo non c'è dubbio. cose Però non sono voglio anche proprio per dire una cosa che non stupidiaggi. abbiamo detta fino adesso e non vuole essere un alibi. La Ternana, secondo me, non doveva avere 6 punti. Allora, intanto chiariamo questo. Nelle ultime partite abbiamo giocato male, ma è anche vero che la Ternana meno 10 punti poteva avere. No, poteva averli, doveva averli. Doveva. E con 10 punti ragionavamo diversamente. Questo è ovvio. Allora, No, perché se dopo sembra un alibi, ma in questo caso non è che no. siamo stati L'anno sfortunati, scorso, siamo stati rapinati. dopo la sconfitta in casa con il Genoa, se non sbaglio, abbiamo fatto, che poi arrivò dopo l'esonero di Due Lucarelli, pareggi, tre pareggi consecutivi? Non me lo ricordo, no, ma no, no. due pareggi Abbiamo, e la scusa, abbiamo sconfitta. pareggiato a Bari, poi abbiamo pareggiato 2 partite in casa, poi abbiamo perso a Sì. Pisa. Quindi, così. Fine ottobre, due sconfitte, tre, l'ultime tre partite, un pareggio e due Tra l'altro, sconfitte. dopo la partita col Genoa, se vogliamo fare una similitudine, calammo di rendimento, perché se vi ricordate, a Bari fummo dominati, ti Punto. ricordi? Poi Sì. giocammo in casa quelle 2 partite con Brescia e spalle, dicendo che non era la Ternana di Allora è solo qualche una settimana prima. coincidenza che Spero di avvenga a no, fine spero di sì, ottobre? anzi, scusa, spero che sia una coincidenza. Spero. È anche vero però che l'anno scorso, fra fine settembre e fine ottobre volavamo. Forse volavamo anche quest'anno, ma i punti li abbiamo fatti. Esatto. Può essere. Infatti la mia sensazione è questa, che noi come l'anno scorso abbiamo fatto una partenza bella tosta, l'anno Solo che i scorso punti 5 stavolta vittorie non abbiamo fatti. consecutive, quest'anno per una serie di sfortune, errori arbitrali e via discorrendo, non abbiamo fatto quella fascina di punti Che ci potevano che fare ci potevano comodo. fare comodo, mo ci ritroviamo in una fase calante e purtroppo perdiamo.
Vabbè, tra pochissimo devo andare in pubblicità, per cui a chiosa di questo primo giro di opinioni vi dico una cosa. È ovvio che è più semplice ed è scontato, ed è la storia del calcio che insegna che quando le cose non vanno si cambia allenatore perché non puoi cambiare 20 giocatori. È un dato di fatto. Però io voglio sapere chi viene. Cioè, Ah, se dobbiamo fare una soluzione ma secondo me in così, questo momento non è presa in considerazione, sta cosa. tanto No, per no. farla, ma sì, beate, tanto per farla non so No, quando valga guarda, la pena. Enrico. Ne Sì. parliamo dopo la pubblicità. Prego, regia. Automotive Center, unico rivenditore multimarca per Terni e Roma, che grazie alle partnership commerciali con i maggiori brand del mercato automobilistico e finanziario, offre i migliori prezzi ed i migliori servizi su auto nuove, chilometro zero, aziendali ed usate di tutte le marche. Automotive Center è anche centro assistenza autorizzato Fiat e Fiat Professional. Automotive Center è a Terni in Viale dello Stadio 91, a Maratta Bassa, in Via Venucci 31. Visita il sito www.automotivecenter.it. Stai facendo investimenti? Vuoi formare il tuo personale o digitalizzare la tua impresa? OBM Consulenza è il tuo partner per la finanza agevolata. Pensiamo a tutto noi, al tuo fianco per costruire il futuro della tua azienda. Approfitta della nostra consulenza e contattaci allo 0744-080761. Il nostro consulente sarà a tua completa disposizione. OBM Consulenza, guardiamo al domani. Centromatic è innovazione e competenza. Uno staff qualificato garantisce interventi a domicilio per l'installazione di cancelli automatici, porte da garage, citofonia, videosorveglianza e antifurto. Centromatic è a Terni, in via Luigi Corradi numero 9. Telefono 0744 81 27 40. Generali mi tutela mentre svolgo il mio hobby preferito. Protegge i miei spostamenti e quelli dei miei cari. Mi aiuta a realizzare i miei sogni. Si prende cura di me e mi tutela in caso di imprevisti. Lavoriamo per essere i vostri partner di vita. Generale, assicura, protegge. AET, da mezzo secolo nel settore assistenza, ricambi e vendita dei principali marchi di elettrodomestici. AET, all'avanguardia nei prodotti di condizionamento e refrigerazione civile ed industriale. AET lo trovi a Terni, in via Leardi 2 e servizio tecnico in via Fornaci 14. AET. Officine Meccaniche Regildo, da oltre 30 anni al vostro servizio. Diagnostica elettronica, autoriparazioni, gommista, soccorso stradale e tanti, tanti altri servizi a vostra disposizione. Officine Meccaniche Regildo lo trovate in via Enrico Fermi 18 a San Gemini. Gelattolo, un tuffo nel piacere. Autocarrozzeria Sipace Group. Dal 1974 amiamo la tua auto. Professionalità, attenzione al cliente, materiali ed attrezzature moderne ed ecosostenibili.
Sipace Group è all'avanguardia per tutte le riparazioni auto in un ambiente ampio e controllato. Sipace, servizi auto a 360 gradi. Meccanica, elettrauto, servizio gomme, cristalli e aria condizionata, soccorso stradale e pratiche auto. Informati e fidati. Da Sipace è meglio. Autocarrozzeria Sipace Group è a San Gemini, via Fermi 20. Telefono 0744 24 17 61. Centro Pneumatici Maratta. Pneumatici delle migliori marche ed occasione a prezzi imbattibili. Riparazione, sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto, veicoli commerciali, autocarri e rimorchi. Esperienza e professionalità al tuo servizio. E sempre la scelta più conveniente. Chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Lessini 21 a Terni. Telefono 0744 30 14 24. Dog & Cat, felici e contenti, vi aspetta con oltre 450 metri quadri dedicati ai nostri amici animali. Tantissime idee per le cucce e la cuscineria. Un'infinità di proposte di cibo secco, umido e snack per l'alimentazione del gatto e del cane. E per le diete veterinarie. L'acquariologia, con il meglio per il tuo acquario d'acqua dolce e salata. Pesci, invertebrati, piante acquatiche e accessori. Il reparto volatili e piccoli roditori e tantissimi accessori per l'igiene, la pulizia, il trasporto, i collari, guinzagli e giochi. Dog & Cat ti aspetta da Spazio Verde, in strada di Maratta Bassa 91 a Terni. Adesso puoi ricominciare. Di che devo parlare? Di quello che te pare, possiamo Gigi. Possiamo fare anche le schermate? No, posso parlare? Facciamo delle schermate. Vai, facciamo delle schermate perché almeno si legano agli highlights. Prego, regia. Ecco, questo è il gol annullato. Ne ho fatte tre qua di schermate. Qui si vede Palumbo che completamente indisturbato, vedi? Completamente solo, prende la palla e poi fa quello che vuole. Il grande problema che ha la Ternana è quello di giocare quando giochiamo contro due trequartisti, l'ho già fatto presente contro il Brescia e altre squadre, noi abbiamo difficoltà nell'uscita. In questo caso c'era Palumbo più avanzato, tremolata, si vede, guardate, direttamente in alto a sinistra, si vedrà tra un po', tremolata sostanzialmente, aveva scalato per far entrare dentro Palumbo e si ritrovano poi in tre a calciare contro uno. Quando noi giochiamo contro due trequartisti abbiamo problemi sulle uscite, qui non esce nessuno e fanno secondo me gol, abbiamo proprio problemi di concretezza, di solidità, non lo so. Andiamo avanti, intanto facciamo la seconda. Palle vaganti in aria le prendono gli attaccanti in genere, non sì, è così. Sì, qui ecco, poi tra l'altro faccio vedere un altro errore, c'è Duga, quello segnato in rosso, che praticamente era all'esterno, cioè all'esterno, facevano 4-3-2-1, sì, era il trequartista, e Diakité invece all'esterno, il quinto centrocampo, che non scala su di lui, è quello che ho appena detto, cioè cioè abbiamo difficoltà a trovare le marcature sui due trequartisti avversari. No, questo è rimasto un attimo indietro. Lui sta lì, non lo guarda nessuno, Diakité rimane dietro. Diakité lì doveva fare la diagonale, è semplice. Passa avanti e andava a chiudere. Certo, andava a chiudere la marcatura, invece lo lascia solo. Indietro in questo caso, però. Ma questo però è un errore che facciamo tante volte. È una mancanza di concentrazione. Però non è ecco, esatto. Fino a un certo punto è un errore individuale, perché certe giocate vanno codificate. Lì la diagonale la devi tagliare, la scalata la devi fare, ma te lo devi codificare, appunto, a maggior ragione. Ancora avanti, sempre la stessa, perché ce ne sta un'altra di considerazione da fare. Qui, ecco, 3-3, tremolata, Palumbo e Duga, tutti e tre in un metro pronti a colpire, e poi colpirà Duga. Anche questo è l'ennesima dimostrazione. Il nostro difensore è Favasul. Però, i due trequartisti e la mezzala, diciamo, offensiva stanno tutti e tre a tre metri e dentro l'area, qualcosa non va. Guarda dove sta Luperini, guarda dove sta Diakité, che l'ho fatto vedere prima, non va bene. Qui c'è tutto un reparto che non si muove bene, è inutile. Dopo 50 secondi. È dopo 50 secondi. Ma c'è anche il gol poi che gli ha validato? Sì, sì. No, perché secondo me anche lì ci sta qualcosa. Esatto, infatti l'ho fatto vedere. Andiamo avanti. Primo gol, eccolo qua.
qui c'è l'errore individuale che ha detto prima. Questo è, assolutamente. Per me può finire Mandovani, qui il discorso. Però anche qui vedi... No, ma anche Palumbo però vedi, prende avanti. Esatto, esatto, infatti l'ho segnato. Arriva ancora una volta Palumbo, mezzo all'offensiva. Guarda dove sta, l'ho cerchiato in nero, Luperini, che sarebbe il dirimpettaio di Palumbo, no? Palumbo mezzo alla sinistra, Luperini mezzo alla destra. Guarda dove sta Luperini. Anche qui codifica di giocata, ancora di nuovo tutti e tre i giocatori offensivi del Modena, Tremolata, Duca e poi Palumbo, prende la respinta. Tutti e tre lì, ragazzi, cioè questa è la ci pigliamo un gol annullato e poi il gol vero e proprio. Sì, quindi, ma tutto nasce da questa. Benissimo, sì, però, non è detto che se tu sbagli la respinta devi prendere. Ma non devi respingere, ma la palla va fuori, fino all'azione, però se tu sbagli la respinta devi prendere. No, sono d'accordo, però quell'errore lì è da triplo blu. Magari non sì, però Enrico, ci sta anche un discorso di errore di squadra, di reparto. Gianni, tutte va bene, mi sta bene tutto, ma tu questa azione non esiste se quello lascia sì, la palla. Però per esempio poi e basta. Io non ti voglio contraddire per forza. No. Ma anche perché mi vuoi contraddire. No, stammi a sentire però. Ti dico che è vero che lì sbaglia, che c'è un errore, ma per come stavamo giocando con la mollezza della difesa. Se non prendi gol lì, lo vieni un'altra volta. Ah, può darsi. Perché hai visto quante occasioni abbiamo lasciato? Può vabbè, darsi. È vero. Però l'errore c'è, si vede e verrà valutato. Secondo te in questa partita la Ternana ha giocato bene e ha commesso un errore individuale e ha perso la partita o è stata stradominata e ha sofferto tanto in difesa fino a P2 e ne poteva piacere? È la domanda giusta. Ti ho detto allora no, perché sennò sembra un errore individuale Mandovani, no? Mi è cocò buoni a coalizzare perché io per mando a quel paese facile entrambe. Ho anticipato, non è quello, il discorso è molto semplice, l'ho detto anche prima. Il Modena per me è nettamente più forte della Ternana. Voi continuate a dire che la squadra non è così scarsa. Io dico che è molto scarsa. Sarà più scarsa. È una mia opinione personale. Certo, mi piglierò due schiaffi da qualche calciatore che se mi incontra può darsi. Non fa niente, sempre scarsi rimangono. Allora che il Modena a casa sua tacciacca perché è più forte, ci sta. Ci sta che soffri, non ci sta che prendi gol per queste cavolate grosse come una casa. Lo sai da quando non perdeva in casa il Modena? Ha perso col Brescia. No, lo sai da quando non perdeva in, da quando non, scusa, lo sai da quanto il Modena non vinceva in casa? Da settembre. Evidentemente serviva una squadra scarsa come la Ternana per vincere. Io non penso che siamo così. Io penso che siamo scarsi. Io dico che quegli errori lì si fanno in terza categoria, non si fanno in Serie B. Beh, ok, no, perché però pensava di non essere allora, solo, è lo stesso allora per non pensare di non essere solo il portiere che ci sta a fare. Era lo stesso portiere l'anno scorso. Che infatti Mandovani è lo stesso Mandovani dell'anno scorso e vuole imporre la sua Enrico, opinione. Mandovani su... no, tu, a voi ma l'anno scorso voi Mandovani avete la vostra opinione, io ho la mia. Ah, sì, ma siamo le immagini dicono chiaramente che quello fa un errore grosso come una casa. Gigi, Mandovani l'anno scorso noi non vinciamo un rimballo dal 36, si può dire? Ecco. Sì, ma non è un rimballo che non lo vinciamo per sbaglio. Non lo vinciamo perché non ci mettiamo convinzione. Siamo d'accordo. Oh, anche lì, che la partita, scusa, la puntata scorsa contro il Brescia, ti sono sembrato tenero. Mandovani, ho visto una squadra politica, ho detto che la condizione sine qua non per una squadra scarsa è che si deve impegnare più di quell'altra. Pugno. E non mi pare da vederlo. Mandovani, adesso, o per volontà o perché non si reggono in piedi, io questo non lo so. Mandovani, non faccio lo sdrolico. Mandovani, però quest'estate abbiamo si fatto vede un errore grave lì, come si vede un errore grave sul secondo gol. Andiamo avanti. No, ma più di un errore Mandovani, grave. Quest'anno abbiamo fatto accorse per riportarlo, perché l'anno scorso ha fatto un grande campionato. Allora è diventato un brocco. Allora forse non siamo capiti. Io ho detto Mandovani è un brocco. No, perché hai detto che la squadra è scarsa. La squadra è scarsa. Ma so nel tutti, suo complesso la squadra è la stessa dell'anno scorso, negli 11 titolari, tranne Palumbo e Partipilo. La difesa Didacchio, è quella. E Donnarumma, Pettinari. No, non giocavano titolari, io ti dico negli 11 titolari mi pare Palumbo e Partipilo e Didacchio. Ma hai detto niente. Ok, va bene. Orlando, ci sono due correnti di pensiero. La no? squadra l'anno scorso era costruita per fare i playoff e invece si è salvata con 43 punti. Perché, la squadra perché diciamo che a un certo punto ha smesso di giocare. Ha smesso di giocare, però non appunto, è che la colpa è sempre solo dei giocatori. Allora, scusa, riassumo. Non mi pare che Andreazzoli ha fatto gli stessi punti di Però riassumiamo. Allora, Enrico... diciamo tra le righe ci vuole dire che probabilmente la colpa non è solo dell'allenatore ma anche Gianni. Io ti ho detto che l'esonero ci sta no però lo paghi
certo, come hai pagato Andreazzoli? No, con tutti questi che vomitano sui social, sui video, da tutte le parti, comunque si deve dimettere. Dimettetevi voi, no? Però questo io vorrei capire chi è che là ce l'ha con noi o con ce l'ho social. Ce l'ho con Mondo in questo momento, ce l'ho, io sto incazzato perché io tifo per la Ternana, forse non è chiaro sto concetto, me ne sta per ultimo con 6 punti, mi girano talmente le scatole che tu neanche te lo immagini. Se poi penso che poi tu tira di là, ecco. Tira di là, perché adesso parlo con Gianni, tu attraiti. Se penso che c'è qualcuno che ha dichiarato che c'era la fila per comprare la Ternana a cifre esorbitanti per comprare la Ternana, e poi ci ritroviamo con una società che purtroppo più di tanto di disponibilità economica non ce l'ha, mi incavolo ancora di più, se permetti. Dopodiché, se tu mi dobbiamo criticare, alzo zero, a prescindere, quando ci sta uno con la palla che va fuori, la rimette in campo al limite dell'area e pigli gol, io devo dire no, è colpa dell'organizzazione del gioco, no. È colpa di Mantovani, no, quell'occasione. Tutte e due, tutte e due. Ed è colpa di Iannarilli sul secondo. E tutte e due, dici tu, tutte e due, perché quello di calibro, benissimo, lui è una respinta. Possiamo parlare anche noi. Adesso puoi parlare, però non pensà che io sto qui a farmi pigliare in giro da voi due perché tu lo scordi. Ma chi ti piglia in giro? No, è modo di dire, Gianni, dai, non, sì, poi so, ce l'ho con lui che è il tuzzica, lo sai. No, però io voglio, poi lascio la parola a Gigi, voglio dire solo una cosa.